Da questa serata? Penso che, vabbè, a parte vedere tutti i miei colleghi, sarà una bellissima festa, gioiosa, e ci divertiremo. Sono davvero contenta di essere qua. Da quanto tempo lavoro in CLO? Dal 2005. Sei contento di questa serata? Sì, molto. 80 anni e poi il nostro futuro come lo vedi? Facciamo 100 e siamo a posto. Non erano nati neanche i miei genitori, eppure questa azienda già nasceva e cresceva. Sono appena arrivato, ho visto già bellissime situazioni, ho grandi aspettative da questa serata di divertimento, di condivisione. Spero di non essere, ma sicuramente non verrò disilluso, ecco. Cosa pensi della serata, degli ospiti, dell'organizzazione? Credo sia una magnifica serata insieme a tanta gente e niente, ci divertiremo. 70 anni l'hai festeggiato, 80 anni lo festeggi, poi speriamo ci sia anche il 90esimo. Speriamo, sì, dai. Perché da 80 anni, quindi aspettiamo una cosa, gioia. Sì. Sì. Mi piace lavorare in CLO? Certo, sì. State bene? Già, se non era stato bene, perché siamo da 7 anni, io lavoro da 7 anni con loro, quindi trovo bene. Quindi ti aspettiamo al 90esimo? Ti aspetto più di bene. Anni di vita sono qualche cosa che nel movimento cooperativo rappresentano un traguardo molto importante. Lega Coop è nata 130 anni fa proprio qui a Milano, CLO compie 80 anni di vita, è il nostro destino, l'intergenerazionalità dei patrimoni
ci mette nelle condizioni di avere le nostre cooperative che durano nel tempo, che in funzione dei nostri principi cooperativi riescono a dare risposta ai bisogni delle persone, e fin tanto che noi saremo coerenti con questa nostra caratteristica, questa nostra missione di vita, potremo festeggiare non solo i primi 80 anni ma anche i secondi 80 anni, perché nel nostro DNA c'è la tendenza all'infinito. Coloro che ogni giorno, col loro lavoro, col loro impegno, ci permettono di essere qui stasera, e quindi a tutti i soci della cooperativa. Grazie, grazie, grazie. E ringraziamo i clienti che ci consentono e accettano di avere un fornitore che rispetta le regole e rispetta il mercato. La legalità per noi è importante, importantissima. Tutto questo senza dimenticarci delle persone. Le persone sono al centro dell'impegno, della storia e della nostra cooperativa. È il nostro modello, è il nostro modello. Investiamo tantissimo nella formazione, crediamo nei valori, e lo dimostra anche la nostra serata. E qui leggo, per non sbagliarla, diceva: solo quando tutti contribuiscono con la loro regna da ardere è possibile creare un grande fuoco. Questa rappresenta la cooperativa e rappresenta CLO. E tutti voi per il duro lavoro di tutti i giorni. Viva la CLO, viva la cooperazione! Buonasera a tutti, siete un'enormità, devo dire la verità, però quando si viene qui c'è una festa. Quindi essere qui ed essere cresciuti vuol dire essere in quel pezzo di Italia che è stata capace di fare i conti con le cose che sono cambiate, e essere in quel pezzo d'Italia che è riuscita a mantenere il passo, fare i conti con i problemi che ci sono presentati e affrontarli e risolverli. Quindi doppio complimento, perché non è un dato scontato, è un risultato faticosamente conquistato. Sapere che c'è un'azienda, che c'è una cooperativa che cresce, che ogni anno aumenta un po' il numero dei propri soci e dei propri lavoratori, ti dà il senso del fatto che le cose si possono fare, può succedere. Il servizio fotografico che ci ha accolto nelle corridoio d'ingresso, vediamo quanto questa cooperativa si sia trasformata ma abbia mantenuto in questi 80 anni una coerenza rispetto ai valori iniziali per cui è nata. Credo che questa sala piena di persone che vengono da più di 50 paesi diversi,
che sia la rappresentazione plastica, come in questi 80 anni questa cooperativa sia rimasta coerente con i valori per i quali è nata: creare lavoro e ridurre le differenze. La persona che ami è acqua, quindi quando ci litighi sta litigando con due tani che da 25. Grazie. L'estate ancora dentro.